Il mantra come struttura di suoni. Questo episodio completa gli altri due con l'esame della struttura interna del mantra. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. Stiamo acquistando delle informazioni che ci facciano capire quali sono le dinamiche attraverso le quali ogni mantra si muove. Sono informazioni che ovviamente non sono assolutamente necessarie ad una pratica spirituale, però diciamo che dal mio punto di vista sono propedeutiche, perché voi sapete che i mantra sono, come dice la parola stessa, degli arnesi, degli strumenti, e uno strumento si utilizza per fare qualcosa. Sono in realtà strumenti molto forti perché riescono a trasformare la realtà. Probabilmente da questo punto di vista direi che trasformano più la nostra realtà che quella esterna. Però la sostanza non cambia, perché se ci sono delle incongruenze tra la nostra realtà e quella esterna, evidentemente non c'è la capacità di comunicazione, e se non arriva la comunicazione, evidentemente da una parte ci sta un blocco, c'è qualcosa che non consente questo dialogo. Io ritengo che sia sempre molto più importante modificare il nostro comportamento verso l'esterno, perché è molto più facile, ovvero non è molto facile perché l'ego prevale su tutto. Però credo che sia un'operazione molto più fattibile che non modificare la disponibilità esterna, perché ci dobbiamo confrontare con troppe cose, ovviamente, e molte delle quali ci sfuggono. Quindi se il mantra funziona, funziona prima sopra di noi, ci rende disponibili, e non crediate che delle cose non si ottengono nella vita solo perché le occasioni non ci sono, o solo perché non ci sono le possibilità, o solo perché siamo sfortunati e queste possibilità, pur essendoci, non arrivano o non ce le fanno arrivare. Io credo invece che le cose non arrivino perché non siamo noi disposti a farle arrivare. Quindi se c'è una comunicazione tra sordi è difficile che comunque si stabilisca un dialogo. Quindi prima di tutto, ma d'altra parte questa è la visione un po' dello yoga, trasformare noi stessi per poter poi trasformare il mondo nel quale viviamo. Quindi il mantra è un po' questo. Certo, c'è anche un aspetto complementare a questo che vi sto dicendo, è che il mantra, come parole di potenza, riescono attraverso questo impianto sonoro, che poi corrisponde, come abbiamo visto, alla dimensione dell'universo e a tutte le sue leggi che regolano l'universo e quindi regolano questo microcosmo che è il nostro corpo, come la realtà esterna a noi. Quindi c'è questa chimica o questa fisica che probabilmente riesce a modificare certe leggi e certe relazioni. Però io credo che questo sia l'aspetto forse un po' secondario, anche se in questo modo, parlando così, vado un po' controcorrente. Perché oggi c'è, ovviamente non per tutte le persone, ma per quelle persone che si interessano di questi argomenti, c'è un aspetto, diciamo, affaristico di queste discipline, nel senso che ti vendo un manuale, ti do delle parole di potenza e tu ottieni quello che vuoi. È un modo abbastanza semplicistico, anche se fondamentalmente potrebbe essere reale. Però questo non è onesto, perché prima di poter fare un'operazione del genere dobbiamo aver fatto una radicale verifica di quelle che sono le condizioni ambientali del nostro ambiente interno, di quello che effettivamente vogliamo e di come certi strumenti possono essere impiegati. Allora, dicevo, non è detto che se non ci fosse questa, diciamo, questa premessa, questa chiacchierata iniziale, il mantra non funzioni. Però ritengo sia indispensabile per avere un'idea di quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento, il nostro comportamento, per far sì che effettivamente questa esperienza ci porti a qualcosa. Allora, stiamo un po' argomentando su quelli che sono i preliminari, probabilmente questo aspetto sarà sempre più assottigliato, e questa sera prendiamo in considerazione un po' quello che è la struttura di ogni mantra. Una struttura interna che viene
mi sembra un po' difficilmente preso in considerazione. Ogni mantra ha perlomeno 6 aspetti, che non sono, diciamo, gli aspetti funzionali al mantra, alcuni sì, altri meno, ma sono gli aspetti cognitivi che mi consentono di entrare in una certa ottica attraverso la quale il mantra è visto e attraverso la quale il mantra funziona. Il primo aspetto lo definiamo Rishi. Voi sapete che questo termine ha un preciso significato, adesso ve li elenco e poi vi vedremo un po' singolarmente. Raga, Devata, Bija, alcuni di questi li abbiamo già visti, Shakti e Kilaka. Allora, Rishi, Raga, Devata, Bija, Shakti e Kilaka. Questi sono i 6 aspetti che dovremo prendere in considerazione quando se ne abbiamo la possibilità, perché non è detto che tutte queste 6 informazioni non riusciamo ad attingerle. Se, come normalmente avviene, siamo autodidatti, è chiaro che queste informazioni, per una completezza della visuale, dovremmo attingerle. Cos'è il Rishi? Rishi, beh, sappiamo che sono gli antichi veggenti, inteso in senso generale, che hanno composto i Veda. In questo caso il Rishi, riferendoci al mantra, è il padre del mantra stesso, è quel saggio che in condizioni di profonda introspezione, di meditazione profonda, di illuminazione particolare, caratteristiche che oggi è difficile trovare, è riuscito a ispirarsi tanto da collegarsi a quella vibrazione primordiale, non abbiamo parlato di questo Shabda la volta precedente, in modo tale da verificare l'efficacia del mantra stesso e utilizzarlo come canale per la conoscenza. In realtà il mantra è un canale per la conoscenza, che poi questa conoscenza vada introiettata e ci consenta di conoscere meglio le dinamiche che regolano la nostra vita, e questo è un aspetto successivo, ma fondamentalmente quella conoscenza che deriva dal potere autoemanante. Mi sto rifacendo un po' a quello che abbiamo detto la volta precedente. Questo potere autoemanante, che poi le religioni si incaricano di decodificare con il termine Dio, ma è un potere supremo, è una perfezione, un potere che si esprime da sé e al quale abbiamo dato questo nome Vibhuti. Questo potere autoemanante viene celebrato nella cultura vedica come Deva, quello che noi diciamo Dei o divinità, quello che chiamiamo erroneamente Dei, perché Deva significa letteralmente coloro che risplendono. Quindi il Rishi è riuscito, come padre del mantra che lui ha costruito sulla propria esperienza, e fondamentalmente sono i mantra che derivano dal Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Tarvaveda, quindi sono tutte quelle strofe che noi non conosciamo come mantra, ma la dizione, diciamo, più esatta è il mantra. Poi ci sono altri mantra devozionali, ma insomma scaturisce dalla stessa origine. Quindi questo padre del mantra è riuscito, attraverso la sua fase di profonda introspezione o di illuminazione, a verificare l'esattezza della funzione del mantra come canale per accedere a questa conoscenza universale, conoscenza che attraverso il mantra, quindi il mantra come strumento, veniva riportata su scala microcosmica, che quindi utilizzata dall'uomo, dall'individuo. È chiaro che la costante trasmissione di questi mantra da guru a shishya, tradotto in termini accessibili da maestro spirituale ad allievo, questa trasmissione orale, questa trasmissione che si è propagata per millenni, quanti migliaia di anni sono passati, non ha fatto che aumentare l'efficacia e la potenza del mantra, no? È qualcosa che noi, utilizzando ovviamente per la maggior parte per scopi, diciamo, evolutivi, nel senso dell'anima e dello spirito, lo facciamo con il nostro contributo a creare questa riserva di potere che aumenta l'efficacia del mantra. Penso che non ci voglia molto a capire questo. Quindi il Rishi è questo: ogni mantra, soprattutto se si riferisce alla visione Shabda, quindi alla visione
vedica del mantra ha necessariamente un rishi che è un padre del mantra stesso. Abbiamo poi il raga. Il raga, anche questo è un termine che sicuramente avrete conosciuto. Quando noi ascoltiamo un brano musicale indiano, della musica classica indiana, diciamo che è raga, c'è il raga del mattino, il raga del pomeriggio, della sera e così via. Cos'è il raga? È paragonabile ad una linea melodica, alla linea melodica occidentale di un suono o parecchi suoni in successione senza armonia. Quindi se vi intendete un po' di musica, tra melodia e armonia c'è una sostanziale differenza. Voi sentite che normalmente il raga ha un andamento ciclico, differente alle condizioni di picco delle sinfonie occidentali. Prendete un Beethoven, no? Quindi è una melodia senza armonia. Ora è importante azzeccare il raga, perché il raga è parte fondamentale del suono. E i mantra vengono cantati anche, non solamente recitati, diciamo, senza il supporto del canto, però voi sapete che la funzione del suono, come abbiamo già visto, ha un ruolo determinante, quindi il suono o il raga tende a fissare ancora di più nell'animo, e soprattutto per questo motivo che il suono non è altro che il corrispettivo della vibrazione universale, che prende una strada udibile, altre vibrazioni dell'energia universale prendono altre strade visive. Ecco perché c'è una precisa corrispondenza ed una stretta somiglianza tra mantra e yantra. Gli yantra sono quei disegni abbastanza incomprensibili per chi le guarda la prima volta, sono quasi esclusivamente dei disegni geometrici che non sono altro che delle intersecazioni angolari, lineari, quindi è un po', diciamo, che dialetticamente non ci dice nulla, però lo yantra non è altro che la solidificazione, non è altro che la cristallizzazione di un suono. Quindi il suono è fondamentale, è importante quindi quando si intona un mantra, e ogni mantra dovrebbe avere il suo raga, che non si cambi il raga così a casaccio, perché il suono è un aspetto determinante dell'efficacia del mantra. Quindi le varie altezze tonali, le varie frequenze, cioè il mantra, il suono del mantra possiede una frequenza che funziona ad un certo livello della coscienza, dell'animo. Vogliamo dire anche del sistema nervoso centrale, perché no? Mettiamoci pure questo, sicuramente l'udito trasmette delle informazioni al cervello. Quindi nella struttura interna del mantra è importante che il raga venga mantenuto tale e quale. Non è che oggi mi va di cantare il mantra in un certo modo, domani lo canto nell'altro. Il raga possiede una sua intrinseca proprietà, che è quella del suono, deve essere quel suono. Allora, stabilito cos'è il raga, diciamo grosso modo, la devata è nell'aspetto culturale religioso indiano è la divinità personale. La devata è quella divinità del villaggio, per esempio, ma può essere anche una divinità familiare. Io potrei avere una devata che magari voi non avete mai visto, me la costruisco a mia somiglianza, ma non arbitrariamente, me la costruisco in base a quella fonte originaria della saggezza che poi prende numerose vie e si trasforma in aspetti differenti. Allora, la devata è praticamente il potere informatore del raga. Quando noi cantiamo Om Aim Namaha, Aim è il bija mantra di Sarasvati. Chi è Sarasvati? È la potenza. A me secca un po' dire la divinità, perché non voglio entrare in ambito religioso, perché altrimenti andiamo veramente a prendere un'altra strada. Se qualche volta mi esce questa parola, cercate di comprendere il motivo per il quale utilizzo questo, perché non ce ne sono altre molte corrispondenti. Si tratta di una cultura molto più complessa e articolata che non quella occidentale. Però la Sarasvati è quella forma di potenza che è portata verso l'illuminazione, verso la conoscenza. In ambito religioso Sarasvati è la consorte di Brahma, perché poi la religione abbraccia tutte queste forme, questi simboli, e li fa diventare, diciamo, un punto di incontro tra l'immaginario umano e il soprannaturale,
questo immaginario deve essere interpretato in modo comprensibile all'uomo, altrimenti cioè, non ci riusciamo a comunicare, e questa è la funzione probabilmente di tutte le religioni. Oramai siamo sempre più convinti che, al di là di quello che le religioni e i vari culti, soprattutto non religioni, ma i vari culti, si contendono tra di loro, è vero il mio punto di vista, è falso quell'altro, le guerre insomma ci sono state, ma oramai penso che l'umanità abbia raggiunto un grado di evoluzione tale che sia quasi universalmente riconosciuto che esiste una sola realtà, e questa, per potersi manifestare, deve scegliere delle vie che si adattino alle persone che poi sono disponibili e disposti ad accettarlo. Quindi diciamo che questa forma universale è un po' unica nella sua capacità espressiva e nella sua capacità comunicativa. Non abbiamo detto, lo abbiamo descritto come potere autoemanante, poi magari altre culture lo descrivono in altri modi. Quindi una devata è una forma, è un po' come un fascio di luce che viene individuato e che rappresenta il canale preferenziale per poter raggiungere la realtà ultima. Quante vie ci sono per arrivare da qui a una città vicina? Ce ne sono innumerevoli, alcune più lunghe, alcune più corte, alcune più rapide, e queste si adattano alla capacità di camminare o alla funzionalità del nostro veicolo. E così è il percorso spirituale. Non tutti siamo obbligati a fare lo stesso percorso spirituale. Alcuni sono portati verso l'intelletto, e allora è quello è Gnana Yoga, ossia lo yoga della conoscenza, non della conoscenza di queste cose, ma della conoscenza reale dell'universo, della realtà ultima, dello spirito. Altri lo fanno con il Karma Yoga, altri con il Bhakti Yoga devozionale, quindi ognuno sceglie la propria strada, perché quello è il suo destino, o se vogliamo quello è il suo carattere, che è molto più incline ad una strada piuttosto che all'altra, ad un sentiero piuttosto che all'altro. Quindi la devata è una personalizzazione di questo aspetto, è un canale preferenziale che mi consente di raggiungere, secondo le mie possibilità, secondo le mie facoltà, di raggiungere quella verità assoluta. Oppure possiamo anche immaginarcelo come un diamante che rappresenta in questo caso metaforicamente, simbolicamente, la realtà ultima. Un diamante emette tanti raggi tutti insieme, ma solamente uno ne colpisce, la sfaccettatura di un diamante, una sola sfaccettatura colpisce chi lo osserva generalmente. E questo è un altro diciamo esempio per farvi capire come funzioni la devata. Bija l'abbiamo visto, Bija è la potenza del mantra. Il Bija è importante, è importantissimo, anche se nell'esperienza di mantra, nella pratica di mantra, questa esperienza del Bija è confinata all'aspetto tantrico della cultura indiana. Questo non è esattamente vero, perché all'interno di un mantra devozionale, Bhava Yoga, Shabda Yoga, Nada Yoga, parlo di yoga nel senso di percorso, quindi tutte queste forme del suono, hanno implicite in se stesse un Bija, che è la forma di potenza. Quindi Bija viene inquadrato in questo modo, quindi deve essere il punto, il motore di ogni mantra. Se poi io scelgo di praticare, di fare esperienza sul mantra devozionale, non farò altro che mettere una Om prima del Bija e un Namaha dopo il Bija. Però il Bija c'è sempre dentro, cioè la potenza deve essere fatta salva, allora diventa Om Aim Namaha. Quindi assumo un atteggiamento reverenziale, un atteggiamento di rispetto. Namaha significa salutare, ma non salutare un amico per strada. Salutare un interlocutore di un certo prestigio, di un potere spirituale maggiore del mio, quindi come una devata, come una divinità. Quindi in questo caso, anche se io sto praticando un mantra devozionale, Om Aim Namaha, all'interno c'è sempre quella potenza. Se manca quel bija, se manca quel seme, perché in realtà il mantra funziona come struttura di suoni.
la struttura di suoni ridotta all'osso, diciamo così, molto, diciamo, esemplificata, non è altro che un suono non articolato. Può essere un ruggito, può essere un bisbiglio, può essere qualsiasi cosa, perché il corpo emette dei suoni che rappresentano una sostanza formale che poi conosciamo come corpo fisico, no? Noi siamo nient'altro che una rete di energie, di interrelazioni. Lasciamo stare un po' quelli che sono gli organi, le cellule, il cervello, ma siamo nient'altro che una rete solidificata di energie, di relazioni che si intrecciano. Quando siamo stanchi, quando siamo stressati, spossati, queste energie non circolano, cioè non comunicano tra di loro, non c'è via, diciamo, di sfogo, e chiaramente queste si riflettono allora sì sul corpo fisico, però fondamentalmente noi siamo, quante volte ce lo diciamo, ho poca energia, adesso ho abbandonato tutte le energie, non è solo un modo di dire, è un modo che corrisponde effettivamente al nostro stato, sia fisico che psicologico. Quindi il bija è un altro aspetto, il quarto aspetto secondo questo elenco che vi ho fatto del mantra. La Shakti è la potenza, Shakti deriva anche questa dalla cultura tantrica, in ambito religioso o meglio filosofico, Shakti è la consorte di Shiva, Shiva Shakti. Non è che Shiva si sposa, sì, si sposa nei miti, ma Shiva rappresenta da questa prospettiva, da questo punto di vista, che diventa assolutistico per ogni setta, i Vaishnava ce n'hanno un unico punto, quindi tutto il mondo deriva da Vishnu, gli Shaiva hanno un altro punto di vista assoluto, tutto deriva da Shiva e così via, quindi Brahma manco lo pensano per niente, quando in realtà nell'antica, diciamo, tradizione Brahma è effettivamente il principio creatore. Gli altri sono complementari, necessari ma complementari. Quindi in questo caso Shiva è, diciamo, il polo maschile, perché nella cultura indiana c'è questa sostanziale differenza tra il polo maschile e quello femminile. Diciamo tra l'elemento o comunque la visione maschile e quella femminile, nel senso che lo spirito, da un punto di vista maschile, è eternamente in equilibrio, è in quiete, è in stasi, è la potenza non ancora manifestata. Però la potenza non ancora manifestata non produce nulla. Immaginate quattro di voi che tirano un lenzuolo, ciascuno agli angoli, e lo tirano con la stessa forza identica. Nessuno si muove perché tutte le forze si contrastano tra di loro, hanno la stessa incisività sul trascinamento, si contrastano e nessuno si sposta. Se uno cade o scivola oppure ha un momento di debolezza, tutti quanti si possono spostare perché chiaramente c'è meno resistenza. Quindi ci deve essere il movimento per poter realizzare un'azione. Allora, lo spirito dal punto di vista maschile eterno è in continua stasi perché è coeso in tutti i suoi aspetti. Per potersi manifestare la creazione, per poter avvenire la formazione del mondo, ci deve essere un altro aspetto ed è l'aspetto femminile dinamico, è la sua Shakti. Quindi l'aspetto maschile dello spirito è immobile, è in stasi, l'aspetto femminile è necessario, perché se no non avviene niente, che mette in funzione tutte le attività necessarie perché si propaghi la vita. Questo ovviamente è una visione tantrica, è molto interessante questa cultura, quando non è fuorviata da quelle intenzioni un po' lecite e un po' porcherecce dell'occidentale, però insomma diciamo che questa è la visione. Tilaka è il pilastro. Cioè è quell'elemento fondamentale che rappresenta la forza di volontà del praticante, l'impegno del praticante per portare avanti un mantra. I mantra funzionano solo se noi lo vogliamo far funzionare, se li vogliamo far funzionare. Un mantra non funziona se oggi lo canto, dopodomani me lo ricordo e tra una settimana lo ricanto un'altra volta. Lì non c'è tilaka. Non c'è il pilastro. Tilaka è anche dal punto di vista cioè, sotto, diciamo, il significato della lingua sanscrita, è anche il palo dove viene aggiogata la vacca. Aggiogata e viene legata la vacca. Quindi
Quindi il palo, il tilaka è qualcosa che mi obbliga, secondo la mia determinazione, ad essere coerente nelle mie scelte. Però questo arriva fino a un certo punto, perché se io sono coerente inizialmente alle mie scelte, il mantra comincia a produrre i suoi effetti, quindi non ci sarà più bisogno del palo che mi trattiene, ma questo tilaka, questo pilastro, diventa un sottile filo che unisce il praticante al mantra. Fino a che, quando il mantra avrà prodotto tutte le sue, tutte le sue potenzialità, si fonderà con il praticante. Il mantra diventa il praticante diventa il mantra in quell'ambito dell'esperienza. Quindi la persona diventa suono, il suono si manifesta come persona, capite? Non c'è più differenza, quindi non c'è più bisogno che la vacca venga giocata al palo per tenerla buona e per non farla scappare. Però inizialmente sì. Questi fondamentalmente allora sono gli aspetti perché un mantra possa dare dei risultati. Un'altra precisazione: il concetto generale del suono nella cultura indiana è che esso stesso, il suono, possiede due aspetti. L'aspetto esterno, l'aspetto che le orecchie percepiscono, e il sottile suono, l'essenza, che si manifesta come shabda, abbiamo detto, o come vak, la parola. La parola è importante in questa cultura indiana, non è la parola che diamo ad un amico perché ti faccio questo favore, te lo prometto. La parola è estremamente importante. Oggi credo che l'umanità abbia perso tutti i suoi valori perché la parola ha perso il valore, ma non per rimanere fedeli ad un impegno verbale, ma perché la parola non rappresenta più quella emanazione di una precisa volontà o di una realtà interiore. Originariamente questo era la parola, era l'emanazione esterna di quello che rappresentava la dimensione di ognuno di noi. Il nome proprio di ognuno di noi ha un valore, ha un'importanza, perché racchiude in sé, anche nella cultura occidentale, ancora di più nella cultura indiana, perché il tuo nome personale te lo dà il guru, non te lo danno i genitori, è quello. Cos'è il nome che ti dà il guru? È un piccolo mantra. Cioè il guru ti dà quei suoni che poi rappresentano Francesco, Nicola nella nostra lingua, che rappresentano il sanscrito c'ha molto, cioè ovviamente svariate assonanze, svariate manifestazioni linguistiche, quindi spazia molto più di noi. Però il nome è dato da una persona eccelsa, elevata, non è altro che la sintesi del suono di te stesso, perché il guru te lo dà solamente quando ti conosce, perché quando sa che sei nata sotto delle influenze astrologiche ben precise. Insomma, c'è una serie, c'è tutta una scienza intorno che adesso non è il caso di prendere in considerazione. E da tutte queste informazioni importantissime, pensate che in India ci si sposa ancora tuttora quando le congiunture astrologiche sono favorevoli, quindi pensate quanto sia importante ancora l'aspetto astrologico in India. E diciamo quindi che il tuo nome rappresenta la sintesi di un suono, è come se fosse un bija, la stessa cosa, un suono molto ristretto. E naturalmente, anche generalmente parlando, il nome proprio di ciascuno di noi può essere una fonte di trasformazione dell'animo, perché io posso pronunciare il suo nome in tanti modi. Il modo con cui lo pronuncio provoca in lei una risposta a livello fisico, a livello emotivo. Quindi il suono è importante nella pronuncia giusta, corretta, persino a livello umano, ma qui stiamo parlando di qualcosa che vorrebbe trascendere un po' a livello umano e poi arrivare fino a noi, ma dopo aver fatto il suo sviluppo verso l'alto. Quindi in questo caso allora il bija rappresenta proprio questa corrispondenza, questo suono importante. Cos'è il bija? Funziona non come aspetto uditivo. Il bija funziona, quindi quei due aspetti che vi ho elencato, l'aspetto uditivo e l'aspetto sottile. Il bija funziona come aspetto sottile. Ora, volevo dire anche altre due parole per smentire un po' quello che oggi si dice del mantra, perché alcuni acquistano un libro di mantra, vanno in libreria, acquistano un libro di mantra, scelgono un mantra che si adatti alle sue esigenze immediate, come
attirare una persona, avere potere su una persona, canta il mantra a casaccio e poi si meravigliano che la loro vita non sia modificata radicalmente. Ma non è così. Il mantra non è un suono che possiamo prelevare da un libro. Il mantra rappresenta una sua forma, l'abbiamo vista, è una forma importante, una forma sonora che si deve adattare di volta in volta a quello che le labbra pronunciano o che la mente stessa riflette. Possiamo, diciamo, come per chiudere questo discorso, possiamo affermare che il mantra funziona solamente attraverso l'intenzione. Di mantra ce ne sono un'infinità, noi possiamo fare con il mantra tutto quello che vogliamo. Possiamo fare sia le cose lecite, perché avvengano, possiamo perseguire le cose lecite, possiamo perseguire le cose illecite. Il mantra è uno strumento, questa mi serve per scrivere, non ha un valore etico, non ha un valore morale. Allora, il mantra è questo. Quindi, cos'è che allora giustifica l'esperienza di un mantra? L'intenzione. Che cosa voglio fare con questo mantra? Perché a fronte di tutto questo c'è una reazione da parte della nostra mente. L'intenzione in sanscrito si chiama sankalpa. Il sankalpa si deve adattare, si adatta normalmente ad una triplice suddivisione della realtà, che sono i tre guna: sattva, armonia; rajas, agitazione; tamas, inerzia. Quindi il sankalpa, ossia la motivazione per cui io decido di incontrare un mantra, di farne un compagno di viaggio della mia vita, di utilizzarlo nei momenti di cui ne ho bisogno, naturalmente è in base a queste tre visioni della realtà. Al di là di queste non ce ne sono: o sono armoniose, nel senso che mi dedico solamente all'emancipazione, o sono soggetto al predominio dell'ego, e quindi aggressività, agitazione, e quella è il rajas, oppure sono un tipo letargico che non è smosso da nulla e quindi vive a livello, diciamo, di vegetale, non reagisce agli stimoli, cioè campa solamente ad un livello pseudo-vegetativo. Naturalmente di sankalpa nella nostra vita ce ne possono essere più di uno, perché ho bisogno di un mantra che mi consenta di vivere armoniosamente, ma ho bisogno anche di un mantra che mi consenta di guadagnare di più, di avere una posizione di maggiore prestigio. I mantra lavorano allo stesso modo sia in campo sattvico, sia in campo rajasico che in campo tamasico. Ma considerate questo, che se noi utilizziamo un mantra rajasico, ad esempio, ossia un mantra che porta verso l'aggressività, cosa succede nella nostra mente? Cioè, se io utilizzo un mantra che spero mi produca qualcosa che va al di là dei miei reali bisogni, al di là di quello che è il mio reale bisogno di vita, di equilibrio, il mantra rajasico non fa altro che produrre rajas ulteriore nella mente. Quindi questa intenzione, questo stato di coscienza che è dell'aggressività, nel senso che è soggetto alla, diciamo, all'esasperazione dell'ego, il mantra è vero che ti aiuta ad ottenere qualcosa, però al tempo stesso utilizza quella forza che tu stai utilizzando contro di te. Cioè, se tu sei un tipo rajasico, perché io voglio assolutamente conquistare, fare una scalata sociale, voglio conquistare il posto più importante di una società nel mio ambito lavorativo, quindi sono in preda ad una motivazione rajasica, il mantra mi ci farà probabilmente arrivare, perché cosa fa? Trasforma me e mi adegua in modo tale che io possa arrivare in maniera più rapida possibile. Però il suo stesso carburante si riflette nella mia mente, quindi è vero che io raggiungerò quell'obiettivo probabilmente, ma sarò sempre più insoddisfatto, sempre più aggressivo, perché ho adoperato una funzione tipica di quella particolare realtà. Quindi, se noi utilizziamo, è vero, utilizzare mantra tamasici per abbattere tutte le maldicenze, no? Le chiacchiere, i pettegolezzi, eccetera. Però se io adopero il mantra tamasico per offendere gli altri,
diciamo, questa attività di offesa rimbalzerà su di me, perché io sarò sempre più tamasico. Quindi bisognerebbe scegliere i mantra, e ecco perché funzionano, e non ci dobbiamo lamentare che poi non funzionino. Cioè, un momento, il mantra è uno strumento, funziona comunque, va bene? Perché si rifà a quelle forme di potenza, a quella struttura energetica che è l'universo. Però non dobbiamo dimenticare che l'uso improprio si ritorce contro di noi. Assolutamente, cioè tutto quello è vero, io posso migliorare la mia condizione economica finanziaria perché ne ho effettivamente bisogno, e questo è praticamente, non è molto rajas, ma è un rajas che rientra anche nel sattva, perché tra le motivazioni sattviche c'è anche il benessere mio, della mia famiglia, della mia prosperità verso ovviamente un ideale, no, di crescita. Quindi siccome il mantra ha un forte impatto sulla psiche, fortissimo, noi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo essere discriminanti su come usare questo mantra.